Ciao carissimi, anche oggi a Bovisa, con un'altra domenica qui, sempre con Paolo. Ciao ragazzi, ciao, ciao Supremo. Oh, Supremo, che hai fatto? Ciao carissimi, anche questa settimana, questa domenica mattina a Bovisa, sempre qui col nostro fedele Paolo. Ciao Supremo, ciao Ciao, ragazzi. ciao Paolo. Oggi, a parte riscaldarci e farci qualche giretto, impariamo una nuova manovra, la skiddata, che non sarebbe altro che la sgommata, però fatta con le nostre gambe. Sì. Quindi Paolo, spieghi un attimo come si fa sta skiddata. È una manovra di emergenza innanzitutto, perché in gara non si può fare, è meglio evitarla. Però se dovesse capitare un ostacolo davanti o un corridore che è cascato e dobbiamo frenare improvvisamente, blocchiamo la ruota posteriore con un movimento delle gambe. Di solito si fa col pedale destro avanti, in questo modo. Diamo un colpetto indietro, la ruota si blocca e la bici, diciamo, rallenta Ok, c'è blocchi la ruota bruscamente. posteriore e sgommi. Sì, le vecchie sgomme Perché che sgomma? facevamo da ragazzini. Però tu mi dicevi prima che si deve un attimo intraversare la bici per aumentare la frenata. Esatto, combinato a un altro movimento, cioè di derapata della bici così laterale, bloccata, è sicuramente più efficace perché la bici di traverso praticamente inchioda quasi istantaneamente, Quasi subito. sì. Chiaramente i pedali dovrebbero stare in orizzontale per avere più effetto. Sì, Cioè le pedivelle dovrebbero stare più o meno, sì, parallele diciamo di alla solito strada. in questa posizione. Poi chi è bravo e chi è pratico impara a skiddare o col destro davanti o alternativamente anche col sinistro Quindi davanti. ambidestri, entrambe le gambe. Ambidestre, sì. Ricordiamoci sempre di guardare quando giriamo a scatto fisso lo stato delle nostre Tacchetti. tacchette, perché sono molto importanti averle che non sclippino durante la skiddata, altrimenti rischiamo di perdere l'equilibrio e rischiamo di, Di cadere, sì, semplicemente, perché perdi il pedale, perdi l'equilibrio e perdi il controllo. fare una finaccia proprio, Una sì. finale, perfetto. Io le tacchette sono belle consumate, grande. In bocca al lupo, come sempre, Supremo. Supremo, siamo alla prova del 9. Sì, ci siamo riscaldati un attimino, abbiamo fatto un po' di pedalata qua sul circuito. Dopodiché abbiamo cercato delle mattonelle più lisce, perché come mi spiegava il maestro Paolo, che succede? Che ovviamente più attrito c'è per terra, più difficile fare la skiddata. Siccome sono all'inizio, i miei sono tentativi e quindi mi conviene facilitare. Abbiamo messo ancora porto più leggero apposta per avere meno forza da imprimere sui pedali. Quindi ora proverò a fare queste skiddate. Vediamo se ci riesco, tra l'altro, senza cadere. Più veloce, più veloce! Bellissimo! Forza, forza, più veloce! Dai, 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 dai! Ricordati, spingi con quella. Ah! Ma ti viene più facile secondo me con l'altra gamba. A destra su. Sì! Destra dietro. No! E ora una via l'altra! Voglio una mitragliata di skiddate! Come vedete ne viene una e altre quattro no. Ah! C'era!
Dai, dai, qua in faccia, in faccia! Oh, oh, Superman, ma che hai fatto? Questa la tagliamo. No! Cazzo, non l'ho presa. Ah. Ma ho visto sbaglio o una prima schiddata? La mia prima schiddata. La schiddata? Anche la mia prima caduta. Porca miseria, manna. Sì, andavi veramente piano, per fortuna. Andiamo ora alla fase 2. Proviamo a fare una schiddata più seria, più lunga. Cerchiamo di dare un po' di dignità a queste schiddate. No, imparati un po' a gestire la bici su una schiddata lunga, un po' l'equilibrio, diciamo. Un po' di rincorso. E prova a farmi tipo una schiddata lungo, non ti dico tutte le mattonelle, ma rimane sempre nella zona grigia, che è quella che abbiamo visto un po' più liscia. Parti da in fondo. Va bene, arrivo. Vai! Buona! Giro lo scatto fisso, una birra, l'ho finita, infatti non la bevo, ragazzi, è finita. Bene, abbiamo dato anche per oggi, giornata un pochino più tecnica, abbiamo fatto una mezz'oretta magari a girare, a riscaldarci perché faceva freddo da fermo, ho migliorato il mio best lap, sono a 2.07, l'altra volta avevo fatto 2.14, comincia a fare la differenza la curva in fondo dove si deve guidare, è faticoso spingere queste biciclette, però è soddisfacente. Poi ci siamo spostati nella zona delle mattonelle, per qui al Politecnico, dove si riesce a scommare più facilmente perché c'è meno attrito. È importante avere pressioni abbastanza alte per facilitare, la catena abbastanza tirata e poi fare pratica, mettersi lì. Il fulcro è riuscire a fare almeno una micro schittata di un centimetro, quindi una micro sgommata per avere quel feeling, e poi da fare un centimetro di skid a farne 20 non cambia molto. La differenza grande poi è quando devi fare, che ne so, la stessa cosa però a velocità più alta, perché ti serve un colpo secco che io ancora non riesco a dare, di avere confidenza anche col manubrio, tenerti bene, insomma un passo alla volta, magari la prossima domenica o se non la prossima fra due riusciamo anche a fare quello, tutto in sicurezza comunque, quindi sempre un passo per volta. Simpatico, mi sto divertendo. Per oggi è tutto, ciao.